Allora, la mediazione è il sistema più semplice, rapido e anche economico per risolvere le controversie. Partendo da questo, è stato, diciamo, un passaggio fondamentale per decidere la nostra ascesa in campo. A tutti è nota la situazione che oggi abbiamo sulla giustizia in Italia, quindi i tempi di attesa e le lungaggini legate ai processi. Per cui questo istituto ci è sembrato, al momento in cui appunto c'è stata la possibilità di farlo, un passaggio fondamentale anche della nostra, proprio essere al fianco delle Camere di Commercio. Allora, Infocamere è la società di informatica del sistema camerale e quindi la prima cosa, diciamo, che abbiamo pensato è stata quella di capire che possibilità avevamo di fare dei servizi rivolti alla mediazione. Per la mediazione sussistono tre ragioni che secondo noi ne decretano il successo di chiunque voglia fare mediazione nel contesto italiano. La prima è che la Camera di Commercio è il luogo ideale in cui un'impresa, che poi le Camere lavorano per le imprese, in cui un'impresa, ma anche un cittadino, un professionista, si può rivolgere per poter risolvere la propria controversia. Proprio per il ruolo stesso della Camera. La Camera ha fatto della terzietà il suo essere al servizio delle imprese senza schierarsene da una parte o dell'altra la sua ragione di essere. Il secondo, altrettanto determinante, è che le Camere di Commercio sono presenti su tutto il territorio nazionale, quindi una per ogni sede provinciale, per cui sono pochi oggi gli organismi in Italia che hanno una copertura così estesa. Il terzo punto è proprio legato alla nostra esistenza. Le Camere hanno al loro fianco una società di informatica che è Infocamere, che è in grado di mettere in pista anche quella che è la soluzione tecnologica non solo migliore, ma anche la più avanzata e, come sempre abbiamo fatto, che va a sfruttare tutte le massime innovazioni e tecnologie possibili. Ecco, questo ci ha portato a dire non solo che dovevamo esserci, ma farlo dall'inizio. Il prodotto che ne è andato fuori si chiama Concilia Camera, è un servizio che ha tutte le componenti, quindi è rivolto sia alla Camera di Commercio, quindi per tutto quello che è l'attività che possono e devono fare all'interno della Camera, quindi rivolgendosi agli sportelli presso la Camera di Commercio, ma ha anche sviluppato tutta la parte invece che riguarda facciata sul futuro, come diciamo noi, che riguarda il mondo di internet, il saper dialogare con chi oggi è molto più avanti, quindi come sapete oggi si usano tablet, PC, dovunque siamo vogliamo poterci collegare. E quindi questo prodotto è attivo su tutte e 105 le camere, quindi ogni singola camera di commercio ha uno sportello di conciliazione presente sul territorio e funzionante, ma ci sono già 50 camere che hanno già attivato anche il servizio online. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi è possibile presentare la domanda stando a casa propria, inviarne la relativa documentazione, consultare l'iter della pratica che uno sta facendo online, comodamente seduto, come si dice, a casa propria, e anche partecipare agli incontri online, utilizzando appunto quelle che sono le chat, le modalità di videoconferenza e quant'altro. Questo riteniamo che oggi, anche se come sapete non è facilmente fruibile da tutti, in quanto presuppone comunque un livello anche più alto nell'utilizzo delle tecnologie, però insomma il futuro è questo e quindi riteniamo che anche su questo punto il sistema camerale oggi abbia messo in pista uno degli strumenti più avanzati che non troviamo in altri organismi simili. Ecco, ritengo che questo abbia fatto un passaggio ulteriore per quello che è, oltre alla rapidità nel risolvere la controversia, anche nell'economicità, che è un altro aspetto in cui le Camere sono sempre state al fianco dell'impresa, quindi cercando di non gravare di ulteriori costi né l'impresa, né il professionista, né il cittadino. Oggi è inutile dire che ci sono molte situazioni in cui hanno iniziato gli avvocati, ma anche altri professionisti, in cui la mediazione diventa anche un affare. Ecco, le Camere sono lontane da questo modo di pensare. Per loro la mediazione è essere a fianco dell'impresa, del cittadino, per risolvere un problema dell'impresa. Quello è la loro
la loro ragione di esistere, per cui è chiaro che il costo nella nostra realtà è esattamente commisurato al servizio erogato e ai costi sostenuti, non c'è nessuna finalità di lucro. Questo credo anche sia un altro elemento che può fare della mediazione del sistema camerale un'arma vincente.